per uccidere i batteri anche nel lavare la verdura, così come per lavare il tavolo, igienizzare qualsiasi altro fatto da lavoro, sia in casa ma anche in alcune attività soprattutto, se da una parte aiutano ad avere un lavello brillante e anche estremamente, diciamo, sterile, tra virgolette, però purtroppo quello inficia anche il sistema del cuore. Quindi già dal momento in cui all'interno della casa da una parte c'è immissione di sostanza organica, che è anche un discorso importante perché è un inoculo di batteri fondamentale per la ventilazione. Quindi paradossalmente noi quando scarichiamo l'acqua, paradossalmente aiutiamo il ventilatore. Dall'altro, utilizzando determinati agenti chimici presenti in varie sostanze, inibiamo questi stessi batteri che ci servono ad aiutare la ventilazione. Quindi c'è all'interno della stessa casa c'è una lotta tra ciò che aiuta la depurazione e ciò che aiuta. Discorso a parte è l'attività industriale, quindi se da una parte domestica già c'è un processo di efficienza a livello industriale, questo chiaramente si moltiplica in modo esponenziale. Il metodo di misura è l'applicato. Allora io qui nel libro, per esempio, alcuni rapporti di avere, diciamo, equivalente per l'abitante, quindi abitanti equivalente, ossia ognuno di noi equivale a una mano di un ciò, ognuno di noi inquina in questo modo con la propria vita quotidiana. Una lavanderia che lava una tonnellata di tessuto, questo sempre secondo il limo, che poi è un punto di tanti testi per lavare una tonnellata di tessuto, l'abitante equivalente sono 2300, quindi una sola equivale a 2300 persone. Una tintoria, arriviamo a 1700 persone. Una centrale del latte, siamo su 100 persone, una fabbrica di birra, 2.200. Quindi in una città anche come la nostra, che non ha un'attività apparentemente industriale, nelle grandi città, però bisogna capire che c'è tutto un discorso di microattività importantissime per il territorio, ma che evidentemente non danno un tipo di carico organico domestico prettamente tale o inteso come tale, ma è un carico di tipo misto, cioè vi è una componente industriale e una componente domestica. Questa componente industriale fa alzare notevolmente il parametro di abitante equivalente, per cui se io ho una città come Sorrento che fa 15-16 mila abitanti, noi non dobbiamo considerare un depuratore per 15-16 mila abitanti, ma dobbiamo fare un calcolo legato anche alle attività presenti sul territorio. Evidentemente il numero è esponenziale. Quindi quando si va a progettare un impianto di deposizione bisogna obbligatoriamente tener conto anche di questi parametri. Altro problema è il discorso delle acque. Quando piove, cioè sono le acque meteoriche, quindi le condotte fognarie devono essere separate, quindi acque bianche, ovvero prettamente meteoriche o meteoriche, e acque nere, quindi che derivano direttamente dagli igienici. Questo perché? Perché basta capire, come per esempio neanche un qualche giorno fa, mi sembra era lunedì, martedì, ha fatto una mezz'oretta d'acqua in modo abbastanza intenso, trascimavano i tombini. Chiaramente quello, tutta quest'acqua meteorica commista alle acque reflue arriva nel depuratore, aumenta i tempi di stazionamento nel depuratore, perché il depuratore ha bisogno di tempi per poter far agire i batteri per la depurazione. Quindi se tutta quest'acqua, una massa volumetrica non indifferente, improvvisamente arriva in un depuratore e non c'è un bypass, ma diciamo accoglie tutte le acque, chiaramente questo accorcia questi tempi necessari al depuratore per svolgere le proprie funzioni e di conseguenza l'attività depurativa sarà praticamente
annullato, se non dimezzato, eccetera, dipende dalla quantità. Quindi è importantissimo il sistema della rete fognaria a monte. Ora ci chiediamo se effettivamente questa rete fognaria a monte effettivamente è diciamo a norma su tutto il territorio. Noi siamo dei privilegiati sicuramente, ma ci sono zone dove evidentemente la rete fognaria non è del tutto adeguata realmente alle necessità, diciamo così, del depuratore. E quindi alla fine noi non possiamo chiedere a questo depuratore miracoli. Poi dobbiamo considerare che ci sono anche quelle attività che purtroppo, per non spendere molto nel depuratore